Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi, secondo giorno del mese di settembre, è il 2 settembre 2023, sabato, e la Chiesa ci fa festeggiare Sant'Elpidio Vescovo. Auguri a chi ha questo nome. La settimana numero 35, i giorni dall'inizio dell'anno 245, ne mancano 120 alla fine dell'anno. A Roma il sole è sorto alle 5.37, tramonta alle 18.42 ora solare, a Milano alle 5.46 e tramonta alle 18.59, luna che tramonta alle 8.19 per levarsi alle 20.09 minuti. Il proverbio di oggi a me, domani a te. Andiamo da Cande. Nel 1901 il vicepresidente americano Theodore Roosevelt pronuncia la famosa frase: parlate con dolcezza e tenete pronto un bastone, alla fiera di Stato del Minnesota. 26 anni dopo, nel 27, a Bologna, lo svedese Ernie Borg è il primo uomo della storia a nuotare i 1500 metri in meno di 20 minuti. Nel 1937 a Barcellona Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada. Il 2 settembre del 1990 entra in vigore la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre dell'89. Nel 1998 in Canada piloti dell'Air Canada effettuano il primo sciopero della storia della compagnia. Nel 2000 la nostra Laura Pausini, cantante, pubblica Tra te e il mare, singolo scritto da Biagio Antonacci, estratto dall'omonimo album. Sono nati oggi, nel 1840, Giovanni Verga, nato a Catania, è stato uno scrittore dalla fama inestimabile, padre del verismo, drammaturgo d'eccezione. Nel 1938 Giuliano Gemma, nato a Roma, è stato un attore che ha esordito al cinema come stuntman. Nel 1989 Alexandre Pato, calciatore. La nostra frase aforisma prima di salutarvi oggi: chi non sente il suo male è tanto più malato, lo dice Pierre Cornel. E noi ci fermiamo, termina qui il nostro almanacco. Un saluto da Gino Comentale, grazie per averci guardati, ovviamente continuate a seguire Stereo 5 TV. Per noi appuntamento a domani, ciao. L'almanacco torna domani.